Buongiorno. Il castello di Casale fu fatto costruire nel 1351 dal marchese del Monferrato Giovanni II Paleologo sulle mura di difesa del borgo ed era a forma quadrilatera, occupando lo spazio dove oggi troviamo la prima corte. Aveva quattro torri quadre e due porte con ponte levatoio, una verso la collina e una verso il borgo. La costruzione serviva al marchese come strumento di controllo del borgo e non come sua difesa. Nel 1474 Guglielmo VIII ottiene l'erezione di Casale a diocesi che diventa pertanto città. In questi anni il castello raddoppia la propria superficie con la realizzazione di una nuova corte ad occidente. Vengono trasformati i ribellini, le mura vengono rinforzate e le torri diventano rotonde per meglio difenderlo. Il castello diventa così anche residenza del marchese e soprattutto difesa della città. Nel 1533, con la morte dell'ultimo marchese paleologo, Gian Giorgio, il marchesato passa ai Gonzaga, i quali portano la forma del castello a quella attuale esagonale, rinforzando ancora le cortine, angolandole e modificando i ribellini, in risposta alle nuove tecniche belliche. Vincenzo I Gonzaga fa costruire nel 1590 un'imponente cittadella inespugnabile dalla parte opposta della città. Il castello perde parte della funzione difensiva e diventa soprattutto dimora dei Gonzaga quando vengono in Casale. Il castello di questo periodo e la sua cittadella sono menzionati dal Manzoni nel libro dei Promessi Sposi. Dopo il 1708, Casale e il Monferrato passano in Savoia. Il castello è utilizzato solo come caserma e perderà tutti i suoi arredi. Nel 1848 è ancora baluardo nella difesa della città attaccata dagli austriaci. In seguito, utilizzato come distretto militare, fu abbandonato dall'esercito italiano nel 1983. Acquistato dal comune di Casale dal Demanio, è visitabile ed adibito a sede di mostre e a breve saranno visitabili anche i sotterranei. Grazie.